Amici difesa della TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Paladante di Tristino per il debutto casalingo del GS Hockey Tristino, affronterà la TR Chimica Montebello. Un saluto da Gabriele Pellizzaro e da Nicola Ciatti, buonasera a tutti, ben ritrovati. Un secondo derby vicentino sia per il Tristino sia per il Montebello. La formazione di casa è uscita vincente settimana scorsa contro il Bassano dopo una bellissima partita vittoriosa appunto della squadra di Thiago Sousa per 4-3, 4 marcatori differenti: Giulio Cocco, Gio Pinto, Renaldo Garcia e Davide Gavioli, mentre il Montebello è uscito sconfitto per 5-3 contro il Valdagno in una partita, possiamo dire, quasi dai due volti per i biancorossi. Primo tempo hanno dimostrato una buona solidità difensiva per poi andando a sciogliersi verso il finale, mentre li vediamo entrare in campo proprio i giocatori questo pomeriggio in casacca Total Black. Diciamo che il debutto delle due squadre è stato differente, con il Tristino insomma che ha giocato una tre quarti diciamo di una gran bella partita in quelle di Bassano contro Lubrocker, si era portata sul 4-1, poi nel finale invece ha calato un po' di tensione, ha permesso al Bassano di farsi sotto, e però comunque è riuscita a conquistare tre punti su una pista dove difficilmente tanti altri andranno a portare via punti. Per quello che riguarda invece il Montebello, hai detto tu, è stata una partita altalenante con il Valdagno, però insomma ha perso in questo momento con quella che è la formazione prima in classifica, nel senso che ad oggi il Valdagno in questo momento è primo con 6 punti in classifica dopo due giornate, per cui insomma ci vorrà probabilmente anche altri avversari per vedere quello che sarà il reale valore del Montebello. Nel frattempo però insomma ci andiamo a vedere insieme un gran bel derby, perché un derby è sempre un derby. Debutto del Tristino da una parte, Montebello che non ha nulla da perdere, per cui insomma speriamo di assistere davvero a una bella partita. Allora andiamo a leggere velocemente le due formazioni, partendo da quella di casa, quella del GS Hockey Tristino, che schiera con il numero 1 Stefano Zampoli, 6 per Andrea Malagoli, 7 Giulio Cocco, 8 Gianni Piccoli, 16 per il debuttante Simone Celetta, 17 per il capitano João Pinto, 74 per Alvaro Moraes, 71 Davide Gavioli, 57 Renaldo Garcia, 10 Bruno Sgaia, allenati appunto da Thiago Sousa. Risponde invece la squadra di Mauro Zini con il 23 Carlos Silva, 4 per Pablo Torres, 7 per l'ex Filippo Schiavo, 8 per l'altro ex in campo Alessandro Checchetto, 11 per Simone Molla, 22 Renzo Della Reta, 27 Simone Iselle, 58 Ramiro Torres, 77 Alex Giordano e 17 Michael Dati. Insomma si vede dalla formazione del Montebello tutto confermato, Iselle al posto di Gioffre rispetto alla prima partita. Invece ci sono diverse variazioni in casa Hockey Tristino, non ci sono Andrea Fantozzi che è vicino a noi in cabina di commento, infortunato dopo il problema alla caviglia rimediato nella prima partita di Bassano. E poi notizia dell'ultimo momento, non c'è nemmeno Jordi Mendez, a cui va il nostro abbraccio più grande, è dovuto ritornare in Spagna per motivi familiari che speriamo possa risolvere nel più breve tempo possibile. Gli siamo vicini, gli mandiamo un grande abbraccio. E quindi per il resto appunto c'è la prima convocazione in Serie 1 per il baby della cantera blu celeste, Simone Celetta, quindi ci sono tanti motivi di interesse per questa partita. È il debutto del Tristino al Paladante, un Paladante, Gabriele, stavo guardando insomma che piano piano si sta riempiendo, e nonostante insomma non sia ancora una partita che mette in palio qualcosa di veramente importante, la cornice del pubblico è davvero di primissimo piano e sarà un contorno ottimale per questo derby. Sì, anche perché ricordiamo, oltre al debutto casalingo di Simone Ceretta, c'è un altro debutto nel Tristino, quello di Alvaro Moraes. Sì, è il debutto in quel del Paladante, lo abbiamo visto durante l'estate, insomma ovviamente nelle varie amichevoli, l'abbiamo visto nel Memorial Stefani, tra l'altro proprio contro il Montebello, lo ricordiamo, e insomma è un giocatore che inevitabilmente avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà dell'hockey italiano dopo tanti anni in quello portoghese, però insomma l'abbiamo visto in certi aspetti, ha delle doti totalmente diverse dagli altri giocatori della Rosa, probabilmente ha delle doti diverse rispetto a tutti i giocatori che ci sono nel campionato italiano, per cui siamo sicuri che sarà uno spettacolo per gli occhi
di tutti gli appassionati, non solo ovviamente i tifosi del Trissino. Ma adesso è ora di andare in cronaca diretta perché siamo quasi pronti per il via e andiamo insieme, Gabriele, a vedere quali possono essere anche altri aspetti magari di questa partita. Un derby è sempre un derby, c'è in questo caso il pronostico che pende, insomma, più o meno tutto da una parte, però i pronostici sono anche belli per essere smentiti. Andiamo a leggere velocemente anche le due formazioni titolari scelte dai rispettivi allenatori. Tiago Sousa schiera Bruno Sgaglia tra i pali, poi Malagoli, Cocco, Renaldo Garcia e appunto Alvaro Morais, quindi debutto da titolare per lui al Paladante. Risponde Mauro Zini con Carlos da Silva tra i pali, Pablo Torres, Filippo Schiavo, Renzo Della Reta e Ramiro Torres. Perciò tutta una formazione nuova in campo, quella del Montebello, ancora qualche momento e poi il debutto appunto casalingo del GS Hockey Trissino. Lo vediamo in veste, scusate per l'hockey, il Trissino in veste azzurra, mentre il Montebello, abbiamo detto prima, total black. Matteo Galoppi e Daniele Moretti, i direttori di gara. Ora Bruno Sgaglia si mette tra i pali, allora è tutto pronto per l'avvio di questo derby. L'hai detto giustamente tu, Bruno Sgaglia tra i pali, quindi seconda partita su due a partire dall'inizio. Il numero 10 trissinese, che insomma in questo avvio di campionato è stato preferito a Zampoli. Primo possesso per il Montebello, che ci prova subito con il diagonale di Schiavo, recupera a sua volta Garcia, da larga per Cocco, 1-2 che non si chiude, c'è il pattino di Renzo Della Reta, ancora Garcia, all'indietro Giulio Cocco, il blocco di Garcia lo sfrutta il 7 ex giocatore del Porto, nulla da fare, contropiede biancorosso con Della Reta che poi allarga verso Torres, possibilità di passaggio letto benissimo da Renaldo Garcia, raddoppio sull'angolo Garcia e Alvarinho, e quest'ultimo a recuperare palla, l'ex giocatore del Barcellos Malagoli. Cocco si inserisce ora il 6, Cocco si prova con il primo rovescio respinto dai pattini del Montebello. Sì, la partenza è stata su un buon ritmo, sarà interessante vedere quale sarà l'approccio dal punto di vista tattico del Montebello. Si sa che non è mai una bellissima idea essere passivi e chiudersi là dietro contro una squadra come il Trissino, dall'altro punto di vista non si può neanche rischiare troppo di giocare aperti, per cui insomma, probabilmente il Montebello opterà in una via di mezzo tra queste due idee tattiche. Certo è che insomma ci vorrà grande spirito di sacrificio da parte degli uomini di Mauro Zini stasera. Giulio Cocco, secondo rovescio, seconda volta respinta dai pattini di Della Reta. Ancora il 7 trissinese. Garcia alza la testa, il 57 viene trovato Malagoli fuori dal retro della porta di Silva, che ora respinge col guantone. Garcia ad alimentare l'azione. Malagoli si inserisce nel mezzo. Ora abbiamo una serie di blocchi all'interno dell'area di rigore, non c'è nessuno. Allora Malagoli esce, Della Reta in qualche modo recupera Ramiro Terres, che poi finta il tiro, ancora Torres, ora prova larghissimo rispetto alla porta difesa da Sgaglia. Si è visto da subito come il Trissino opti su una giocata che prova moltissime volte, cioè questo giocatore che va dietro la porta e va a cercare tramite tutta una serie di blocchi l'inserimento di un giocatore in area di rigore. Nella prima volta si chiuse bene il Montebello, che adesso è in possesso di pallina. Con Ramiro Torres si inserisce Della Reta, preferisce tornare indietro da Pablo Torres, passaggio sbagliato, e allora il numero 4 deve mettere la pallina fuori dal rettangolo di gioco. Tanto si sta facendo sentire ad alta voce l'armata blu celeste e il tifo organizzato dell'Hockey Trissino, che insomma ha dimostrato di apprezzare questo inizio di stagione della propria squadra con quel successo al Palau Broker di Bassano, un palazzetto che per certi versi è sempre stato molto ostico per i colori blu celesti, e quindi un inizio di stagione sicuramente positivo per la truppa di Tiago Sousa. Alvarinho ancora in area di rigore, Alvarinho, ottima giocata del 74 portoghese. Garcia alimenta l'azione, finta, lascia passare per Malagoli, ancora Cocco dietro porta, eccolo servito il numero 7 trissinese, eccoli i blocchi in area di rigore, Alvarinho e Malagoli a smarcarsi, seguiti dalla Reta e Pippo Schiavo, ancora Cocco che si allora fa da solo la bella parata da parte di Carlos Silva, poi Torres regala palla in mezzo al campo, Cocco finta, rientra ancora Cocco, c'è il fallo fischiato da Galoppi, è il primo fallo di squadra ai danni del Montebello.
Sì, adesso ha provato ad alzare un po' il ritmo del proprio gioco il Trissino. Il Montebello per il momento si sta chiudendo molto bene, sono passati solamente 2 minuti e 30 secondi in questo primo tempo, ma insomma sta iniziando ad alzarsi la pressione del Trissino verso la porta difesa da Carlos da Silva. Sul punto di battuta Garcia e Giulio Cocco, prova il piatto il Setex Porto, nulla da fare, alimenta l'azione Malagoli, tocco indietro Garcia, blocco ed entra. Ancora Garcia, altra volta murato da Schiavo, poi Cocco riesce ad andare da Malagoli, pensa per un attimo al passaggio al volo, poi saggiamente decide di attendere. Ecco, su questo Trissino sta facendo bene il recupero della pallina, una volta che magari il Trissino può andare il Montebello può andare in ripartenza, è molto attivo il forcing, il pressing sul portatore di pallina, e fino a questo momento il Trissino sta schiacciando il Montebello nella propria area di rigore. Garcia ci fa vedere Alvarino, anticipato da Dallaretta. Ancora Garcia, arriva a recuperare velocemente lo spagnolo Pablo Torres. Per lui prima stagione in Italia, difende e poi va ad Alvarinho, serie di rimpalli, ancora il 74. Arriva in corsa Malagoli davanti a Silva, Malagoli! Eccolo! Il primo gol dell'Hockey Trissino e poi la Dante in questa stagione lo firma Revida Andrea Malagoli, 1-0. Sì, un inserimento perfetto da parte di Malagoli, ha trovato un varco nella difesa del Montebello, qui si è perso il marcatore, uno contro uno, e poi la messa all'incrocio dei pali, quindi una gran giocata da parte di Malagoli, si è sbloccato subito il risultato, ma è bastato il primo errore nella difesa del Montebello per permettere a Trissino di sbloccare il risultato. Andrea Malagoli, che tra l'altro lo ricordiamo fresco fresco di bronzo mondiale con la nazionale italiana negli scorsi mondiali, appunto di Novara, insieme a Zampoli, Sgarria e Cocco e Gavioli tra gli altri. Ancora Malagoli, Alvarinho. Sì, adesso sarà interessante vedere dal punto di vista mentale come il Montebello proverà a reagire a quello che è stato lo svantaggio da subito con il gol di Malagoli, ma mi sembra che Trissino non abbia nessuna intenzione di abbassare il ritmo. Ancora Malagoli a gestire la pallina nell'offensiva avversaria, poi ancora Cocco ad alimentare, da retro porta e si schiaccia, Silva riesce a parare di testa, ma impressionante la velocità di Giulio Cocco nella realizzazione dell'altra schiaccia, attenzione intanto, tanto spazio per Torres, pallina alta. Qua è quello che deve fare il Montebello, cioè cercare di sfruttare ogni minimo errore del Trissino e essere piccante in ripartenza. Lo ha fatto qui Torres, e insomma pallina non troppo lontana dalla porta di Sgarria, e come diciamo è questo ciò che deve fare il Montebello in questo momento della partita. L'abbiamo visto già un paio di volte con Pablo Torres, l'ex giocatore del Tordera, che nella passata stagione, pensate, ha realizzato ben il 42% dei tiri diretti, 13 su 31 con la formazione spagnola nell'OK Liga Plata Norte, e poi da questa stagione appunto difende i colori biancorossi del Montebello. Ma vedi ancora una volta, appena il Montebello prova qualche sortita offensiva, il Trissino va a ringhiare e a rubare la pallina con una certa facilità. Qui intanto il palo colpito da Malagoli. Ancora il 6 in possesso, ora va da Garcia, alza la testa, Alvarinho, serie di finte, ancora Alvarinho, poi non trova la soluzione con una mano, ora Ramiro Torres, esce bene il Monte da questa situazione, Schiavo con il raso terra, pallina di poco larga dalla porta difesa da Sgarria, poi Malagoli, Cocco, vediamo come il Trissino non perda tempo, recupera palla, va subito in avanti, ancora Cocco. Partita divertente adesso, Gabriele, le due squadre stanno giocando con grande velocità e tante lezioni da una parte e dall'altra, insomma ci stiamo divertendo e speriamo si stiano divertendo anche gli amici che ci seguono da casa. Cocco trova Alvarinho, da dietro porta, serie di blocchi in area di rigore, ancora Moraes, cerca Malagoli che per un attimo pensa alla conclusione di prima, ora Torres. Anzi, dialogano i due Torres, Ramiro e Pablo. È pericolosa questa rubata da parte di Alvarinho. Ancora Alvarinho all'indietro, Cocco può prendere velocità in mezzo a due, non si crea tanti problemi il numero 7 trissinese. Ancora Cocco, c'è Schiavo su di lui, poi passaggio all'indietro, Malagoli, Garcia prende spazio da dietro, Malagoli, blocco di Garcia, va sul lato debole poi verso Cocco.
Intanto si sta scaldando João Pinto, pronto ad entrare in pista come prima rotazione del Trissino. Ovviamente panchina un po' meno profonda quella di oggi pomeriggio, con le assenze, come dicevamo, di Fantozzi e di Mendez. Intanto qua giocata Cercesso di Alvarigno. E qui si prende anche gli applausi dai tifosi del Paladante, fa vedere tutte le sue qualità. Alvaro Antonio Pereira Moraes, meglio conosciuto come Alvarigno. Eccolo qui, ancora il 74, arriva a Schiava a recuperare palla con lui della rete, ma c'è tutta la difesa trissinese davanti a lui. Quando, appunto, come hai anticipato poco fa te, è entrato João Pinto, il capitano bianco-azzurro. Torres da fuori, tiro sporcato. Recupera Garcia Malagoli. È riuscito a tenere davvero poco palla il Montebello in questa fase. Il Trissino recupera subito la pallina una volta che la perde, e quindi è difficile per i biancorossi in maglia nera essere pericolosi dalle parti di Scari adesso. Della rete allarga, contrasto tra Schiavo e João Pinto. Rimangono a te. No, Garcia. Sì, mi sembra, sì, che sia Garcia e Schiavo. E mi pare sia stato fischiato un fallo commesso dal Montebello, quindi da Schiavo su Reinaldo, e quindi adesso comunque mi pare che entrambi potranno riprendere il loro posto in campo. Gesto di fair play tra i due, nulla di particolare, insomma, probabilmente doloroso questa caduta anche per Reinaldo, che adesso esce, va a tirar fiato un po' in panchina, al suo posto entro Gioele Piccoli, altro giocatore, insomma, che sta avendo una crescita esponenziale nelle rotazioni di Thiago Sosa, da enfant prodige, come lo definivamo qualche anno fa, adesso è diventato a tutti gli effetti un titolare di questa squadra. E ovviamente per il pubblico di Trissino è bello sapere di avere un giocatore che è uscito dalla cantera, che adesso è in prima squadra fisso assieme a tutti questi grandi campioni. Sì, anche per cui ricordiamo che le prime, lui è in pianta stabile dalla scorsa stagione in quella prima squadra, ha alternato poi nelle stagioni precedenti panchine tra A1 e A2, vincendo anche la Coppa Italia di Serie A2, e in panchina c'era Mauro Zini, se non vado errato. Quindi è anche bello, appunto, vedere un trissinese doc in campo. Ci prova, in realtà ce ne sono anche due, perché c'è anche Filippo Schiavo. Sì, però indossa la maglia sbagliata, almeno per quello che riguarda il Trissino. Ovviamente per Filippo Schiavo è sempre, per chi ama Trissino, insomma, è sempre bello vederlo. È un giocatore nato a Trissino, cresciuto a Trissino, tornato a Trissino, abita a 2 metri dal palazzetto, per cui è un giocatore che ha un legame forte con questa piazza. Sì, anche perché ha vinto non poco con la maglia del Trissino, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa, una Champions, una Intercontinental Cup, perciò sicuramente il Trissino gli ha dato qualcosa a Pippo Schiavo. Ora Zordan, bello il raso terra ben parato da Sgaria, recupera a sua volta Gioele Piccoli. Gavioli attaccato da Torres, lo salta secco, ancora Gavioli, di tutta la porta, poi Malagoli di prima para Carlos Silva. Bella la parata, ancora Malagoli, eh? Ancora Silva, e poi Malagoli non riesce a trovare la doppietta personale. Ma Malagoli è in forma straordinaria, l'abbiamo visto anche in mondiali, è stato uno dei giocatori chiave per il bronzo. Sì, ai mondiali è stato oggettivamente il giocatore azzurro più continuo, più efficace, anche più spettacolare, più continuo in zona gol, per cui sicuramente si è fatto trovare in forma smagliante a questo inizio di stagione, e anche adesso in queste primi scorci di stagione blu celeste, insomma, fa vedere di avere una condizione eccellente. Malagoli, tocca per João Pinto, finta il rovescio murato poi dalla stecca di Zordan. Ancora Pinto, cerca la schiaccia, chiuso dal 77 in maglia nera Alex Zordan, ci riprova Pinto, controva la porta, eccolo Zordan, appoggia da Checchetto della Reta, blocco di Zordan, lo sfrutta l'ex giocatore del Banco Mendoza, poi Checchetto litiga con la palla, riesce ad andare indietro da della Reta, usa bene il fisico il 22 del Montebello, poi finta il tiro. Si propone Checchetto, va indietro da Zordan, eccolo il tiro da fuori, il missile di Zordan, poi Checchetto in area di rigore, la pallina gli era ritornata sulla stecca, non è riuscito a metterla dentro. João Pinto,
piccoli malagoli. Avanzato Gavioli, eccolo servito. Beh, questo Montebello in questa frangente è riuscito a essere pericoloso, ha lavorato un po' i fianchi, la difesa del Trissino, ci ha provato con un tiro da fuori che insomma è stato abbastanza pericoloso. Diciamo che per il Montebello servirà sicuramente a cercare di tenere un po' di più il possesso della pallina, altrimenti si viene un po' sovrastati da quella che è la potenza offensiva del Trissino. In caggia 2 schiavo i Gavioli sul punto di battuta. Ad vincere il contrasto è Della Retta che la recupera in un secondo momento, lancia in avanti verso Checchetto, deve difendere palla il numero 8, Scuola Trissino lo fa molto bene, poi da Schiavo, ancora Checchetto, Della Retta, il blocco di Zordan, Checchetto ancora, serie di finte, poi viene raddoppiato il numero 8 da Pinto e Gavioli. Riesce comunque a passare, poi Della Retta, diventa buona per Checchetto, la poggia indietro da Zordan, pensa a tiro, lo prova murato dai pattini di Piccoli. Ora Malagoli cerca di prendere spazio su Zordan, ancora Malagoli attaccato dal 77, si appoggia da Joao Pinto, ora Gavioli, si inserisce il 17, è servito, non è perfettamente sulla stecca, e poi Della Retta a recuperare, ma vediamo il pressing asfissiante di Joao Pinto che porta i suoi frutti. Poi Malagoli, ancora Trissino in avanti, Montebello fa molta fatica. Ottimo comunque l'ingresso in pista da parte di Ale Checchetto, altro giocatore insomma che da queste parti conosciamo benissimo, e ha iniziato con una grande intensità, senza paura, è andato ad affrontare prima Joao Pinto e Gavioli faccia a faccia, insomma personalità non gli manca, siamo sicuri che questa esperienza a Montebello gli servirà tantissimo nel suo percorso di crescita e affermazione come giocatore di Serie 1. Attenzione al contropiede, Piccoli davanti a Della Retta, Piccoli! Mamma mia, veniva giù il paladante! Mi ha rubato le parole di bocca, ha fatto una giocata che se avesse trovato la porta probabilmente il paradante ora non ci sarebbe più. No, grande giocata di Piccoli, che è in fiducia, vuole provare tante giocate non elementari, e questo vuol dire che sta crescendo anche come personalità e come consapevolezza dei propri mezzi tecnici, che sono davvero immensi. Ecco qui, grazie alla regia, possiamo anche rivedere la grande giocata di Piccoli. Doppio alza e schiaccia, e poi bravo anche Carlos Silva a murare lo specchio della porta, ma altra grande giocata di un baby fenomeno che qui da queste parti si sta facendo conoscere molto bene. Poi lo ricordiamo, lui ha anche vinto un argento mondiale nel 2022 a San Juan, segnando 5 gol in 6 presenze, anche con l'aiuto del fratello Giulio, quest'anno in forza al Monza, che tra l'altro Monza ieri è uscito vincitore dalla pista di San Drigo per 6-3. Guardando velocemente anche gli altri risultati, il Grosseto Bassano terminata 3-3, prima vittoria per il Viareggio 3-1 in una pista difficilissima come quella di Sarzana. Valdagno poi vincitore per 7-4 contro i super campioni italiani in carica, quelli ovvero il Follonica, e poi in questo momento in contemporanea il Forte dei Marmi sta pareggiando 1-1 contro il Giovinazzo. Sì, risultati che confermano comunque quello che pensavamo da inizio stagione, ovvero che sarà un campionato all'insegna di un equilibrio abbastanza marcato. E adesso vediamo come ripartiranno invece queste due formazioni quando mancano 13 minuti e 16 secondi all'intervallo, ma vediamo ancora una volta come il Montebello faccia tremendamente tanta fatica a tenere possesso della pallina, perché il forcing e la pressione del Trissino sono davvero veramente forti, veramente marcate. Intanto viene fiscato un fallo al Trissino, Analo Garcia non è molto d'accordo con la decisione di Galoppi, ma così è stato, quindi si può ripartire con un possesso del Montebello che adesso sta comunque cercando di far sfogare un po' il Trissino e di avere qualche opportunità in ripartenza in contropiede. Pablo Torres in avanti cercando Della Retta, anticipa Piccoli che poi si appoggia su Pinto, ancora Piccoli in aria, Piccoli, e si porta a casa un rigore sacrosanto. Ottima giocata ancora una volta dell'otto trissinese. Sì, per fare questa giocata, come dicevamo prima, ci vuole personalità, no? Ci vuole la voglia di provare a fare una giocata che non è banale. Andiamo a rivederla insieme, eccolo qua, va a puntare il diretto marcatore, si butta dentro, poi viene steso abbastanza in maniera netta, e quindi c'è un tiro di rigore e ci sarà il tentativo di Giulio Cocco. Giulio Cocco che allora si appresta ad affrontare
Carlos Silva. Si attende il fisco di Galoppi. Giulio Cocco, raddoppio trissinese a 12.52 dal termine, infallibile dal dischetto. Giulio Cocco. Sì, Cocco che in questo inizio di stagione, va detto, ha alzato moltissimo le proprie percentuali realizzative sulle palle da fermo, sia sui rigori che sui tiri diretti. Lo abbiamo visto anche ai mondiali, l'abbiamo visto in questo primo scorcio di stagione, l'anno scorso gli avevamo un po' tirato le orecchie proprio per qualche tiro da fermo sbagliato di troppo, e mi pare che in questo inizio di stagione invece la sua percentuale sia tornata ad essere altissima. Gol numero 202 in 143 presenze con la maglia trissinese in 4 anni, perciò niente male per Giulio Cocco. Ora è scivolato Checchetto nel contrasto con Reinaldo, però c'è stato comunque un cielo d'intesa tra i due. Ora Piccoli cerca l'assist su Gavioli, non arriva la palla a destinazione, ancora Gavioli, dialoga con Piccoli da dietro porta, pensa per un attimo, lancia e schiaccia, arriva su di lui anche João Pinto. Guardate come Piccoli faccia addirittura cenno a João Pinto di dare la palla a Gavioli, recupera Pablo Torres, ora per il Monte, ancora il giocatore spagnolo, fa il giro di tutta la porta. Adesso appunto prova anche a tenere un po' possesso il Montebello per rifiatare un po' da un forcing difensivo che comunque fa spendere tante energie, e qui adesso sta provando a mantenere un po' il possesso della pallina, rendersi pericoloso. Dicevamo, per concludere il discorso su Gioele Piccoli, che sta provando davvero delle giocate non banali, non normali, proprio perché comunque sta dimostrando di avere tanta consapevolezza, tanta fiducia che gli viene trasmessa dalla squadra, e anche lui sta maturando tantissimo ed è diventato a tutti gli effetti uno dei giocatori importanti di questa squadra. Fuori Zordan, rientra Pippo Schiavo per il Montebello a 11.34 dal termine dei primi 25 di gara. Cocco, sempre Piccoli, c'è sempre un uomo dietro la porta per il trissino. Ora Checchetto solo per un attimo, Garcia, arriva Gavioli in corsa, c'è il blocco di Garcia, poi si inserisce ancora nel mezzo Davide Gavioli, non c'è spazio, allora si riparte da Cocco, lascia palla Piccoli, ancora il 7, punta, si accentra, lascia a Garcia, chiuso nella difesa biancorossa. Ora Torres non trova lo spazio giusto per andare alla conclusione, deve ripartire da dietro, c'è Checchetto, con puntare in uno contro uno Gioele Piccoli, due si conoscono molto bene, ancora Piccoli chiuso, scusate Checchetto chiuso da Piccoli, ora Gavioli riparte, Cocco ha cercato un assist senza senso verso Garcia, ancora 57, eccolo Gavioli, Cocco, si inserisce Gavioli che anticipa tutti sul palo più lontano, e allora Gavioli mette dentro il 3-0 al 15° di gara, terzo marcatore differente. Ma è una caratteristica del Trissino questa, di mandare in rete tantissimi giocatori diversi, in questo caso però, perdonami, è abbastanza palese l'errore difensivo da parte del Montebello, che ha lasciato troppa libertà a Gavioli. Ottimo il giro pallina dietro la porta, ma c'era davvere troppo spazio, non puoi concedere ad un giocatore come Gavioli, non si è fatto ripetere due volte e ha timbrato il cartellino. E non è ancora finita, il Trissino vuole ampliare il proprio vantaggio, se ne abbia anche Carlos Silva con i propri compagni. Garcia, Gavioli, c'è il blocco di Alvarinho, ancora Gavioli non trova lo spazio giusto per servire un compagno, lo trova ora su Cocco, stringe il campo, ancora Cocco, finta Alvarinho, uno contro uno con Checchetto. Cocco, ancora Cocco, l'anticipo ottimo da parte di Checchetto, per pallina che rimane lì, recupera Torres che trova una buona diagonale verso Checchetto, poi della retta
Torres. Adesso vedi il Montebello recupera pallina ma non riesce ad essere molto veloce nella transizione da fase difensiva a fase offensiva e quindi non riesce a essere pericoloso là davanti, ma d'altronde c'è anche da dire che di fronte a Altrissimo che sta andando ad una velocità incredibile e qui lo dimostra con un'azione emblematica da far vedere e rivedere nelle scuole hockey. Avete schiaccia sotto porta perfetto di Davide Gaviole che mette dentro il 4-0 e la doppietta personale, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, azione fantastica. Sì, ancora una volta Cocco in versione assist man aveva la possibilità di tirare direttamente contro Carlos e Silva e invece ha voluto servire un cioccolatino a Davide Gavioli che insomma anche questo conferma di come la squadra sia in fiducia, ha provato la giocata forse più difficile, gli è riuscita e ha fatto letteralmente esplodere il paladante. Adesso sono 4-0 quando mancano ancora 9 minuti alla fine del primo tempo, mentre sulla pista dell'altra partita che si gioca stasera il Forte è avanti 2-1 sul Giovinazzo, anzi 3-1 proprio in questo momento. Punizione in favore del Montebello, però Galoppi facendo che bisogna asciugare una porzione di pista del Paladante. L'abbiamo detto, il Trissino ovviamente ha tutti i pronostici a favore, lo sta dimostrando, una qualità di gioco fantastica per i giocatori di Tiago Sousa. Allora loro hanno un'organizzazione che va avanti da tempo, l'ossatura base di questa squadra ha radici nel passato, ha radici in un lavoro profondo che sta portando avanti la società da qualche anno, a questi giocatori che tanto hanno vinto con questa maglia ci sono aggiunti in questa estate altri due giocatori insomma che hanno un DNA importantissimo e quindi è una squadra che è completa sotto tutti i punti di vista e la cosa più bella che mi sembra di vedere da queste primissime partite ha tanta consapevolezza nei propri mezzi e ha voglia di divertirsi. Sì, anche perché lo ricordiamo nuovamente, per il Trissino indisponibili per questa gara Jordi Mendez per motivi personali e poi Andrea Fantozzi per un problema alla caviglia immediato nella scorsa partita, ma ciò dimostra anche la lunghezza di panchina che ha questa squadra. Ora Della Reta contrastato da Giulio Cocco, ancora Della Reta, lo aiuta Ramiro Torres, poi contrastato ancora da Cocco sull'angolo, poi lascia di palla e la recupera Cocco da questa parte Alvarinho, Cocco nel e schiaccia con una velocità incredibile, poi serie di contrasti tra Cocco, Schiavo e Silva, ferma il gioco del direttore di gara. Sì, il più dolorante in questa fase è proprio il portiere del Montebello su cui sono franati addosso sia Cocco che Schiavo, più Schiavo che Cocco direi, adesso mi pare comunque che stia provando a rialzarsi, si stanno chiarendo in campo i giocatori, fatto sta che si riprenderà insomma con una pallina, con un calcio di punizione. Manca 8 minuti e 18 all'intervallo, dicevamo prima di un Trissino che adesso dopo queste due prime partite si fermerà settimana prossima per la partita con il Follonica che è stata rinviata al 18 di dicembre e ora invece si ritornerà in pista sempre qui al Paladante domenica 3 novembre alle ore 18 contro il Monza. Maragoli si fa vedere, Alvarinho sceglie per Giulio Cocco, respinto dai palastinchi di Torres, poi Pinto recupera a sua volta, 3 contro 2, Malagoli in area, lascia lo spazio ancora Alvarinho, non so se l'ha colpito il palo, se l'ha parata, mi sa l'esterno del palo, quindi altra grande chance per il Trissino, recupera nuovamente Giulio Cocco che va alla conclusione, forse più un assist verso Alvarinho che ancora non riesce a spingere in porta, sembra quasi che ora la squadra giochi per far segnare Alvaro Moraes per far ritrovare la prima gioia al Paladante. Sì, diciamo che adesso c'è anche questo, come tanto time out chiesto dalla panchina del Montebello, hai notato la stessa cosa che avevo notato anch'io, il Trissino adesso sta cercando di portare al gol Alvarinho, fino adesso dicevamo due gol di Gavioli, uno di Cocco e uno di Malagoli, diciamo che vogliono regalare la gioia del primo gol al Paladante
al giocatore portoghese. Per il momento non arriva, ma insomma la partita è ancora molto lunga. Dicevamo adesso, parlavi di rotazioni molto lunghe da parte del Trissino, c'è da dire che una delle variabili da tenere in considerazione per il Montebello nell'arco di questa partita è proprio il fatto che non sta ruotando moltissimo il proprio roster Mauro Zini, e ovviamente è una panchina molto meno lunga rispetto a quella del Trissino, e di conseguenza anche il secondo tempo dovrà essere gestito dal punto di vista della gestione fisica e mentale della squadra. 7:32 dal termine nel primo tempo, Trissino sempre avanti per 4-0 sul Montebello di Mauro Zini. Più arretrato possiamo vedere Renzo Della Reta, il numero 22 del Montebello, ex giocatore del Banco Mendoza. Pensate che lui ha anche giocato, è stato anche convocato con l'Albi Celeste, essendo protagonista nell'ultimo panamericano, per lui 5 gol, di cui 3 nella finale contro il Cile, permettendo così alla formazione albiceleste di vincere un altro panamericano. Eccolo qui Della Reta davanti a Sgaria, bravo il numero 10. Ha provato l'alza schiaccia, non gli è riuscito il tocco finale, il tocco vincente, però insomma sta provando ad uscire un po' dal proprio guscio il Montebello, che nel frattempo ha messo in pista anche Bolla per la prima volta nel match, quindi qualche cambio lo sta provando adesso Mauro Zini. Giulio Cocco, seguito proprio da Bolla, Pinto scambia con Malagoli, buono il giro palla del Trissino, ora Cocco, triangolo con Malagoli, cercato nel mezzo Alvarinho, pallina poi che si alza all'interno dell'area di rigore, rischiava di mettere in difficoltà il portiere del Montebello. Ancora Pinto, no look verso Cocco che ha cercato di alzare schiaccia dal limite dell'area di rigore, poi Checchetto a lottare, Torres a lottare con Pinto, riesce a liberarsi il 58, poi Bolla, tanto spazio per il numero 11, carica rovescio, raso terra e così impensierisce Bruno Sgaria. Recupera Malagoli, Giulio Cocco, vediamo che come il Trissino ora non abbia ovviamente fretta di andare alla conclusione, quindi una volta che recupera palla velocemente va nella metà campo avversaria, ma si ferma un attimo per permettere ai propri giocatori di prendere posizione. Tanto proteste vibranti da parte del tecnico del Montebello Mauro Zini su quel fallo non ravvisato dai direttori di gara. Tanto può attaccare ora il Montebello, che prova ad alzare un po' il proprio baricentro adesso con il Trissino, che probabilmente ha calato leggermente la propria intensità offensiva e quindi ne sta provando ad approfittare il Montebello. Ci ha provato qui Simone Bolla, ottima l'iniziativa di Ramiro Torres in un'azione personale, poi Bolla non è riuscito a oltrepassare Bruno Sgaria, ora Della Reta, pallina alta, questa è una grande chance. Sì, adesso come dicevamo è calato un po' l'intensità del Trissino, il Montebello sta prendendo un po' più di coraggio, si sta facendo vedere con un po' più di frequenza dalle parti di Sgaria. Molto buona la parte di Sgaria poco fa sulla conclusione di Della Reta, che si era liberato bene, era probabilmente un po' troppo esterno in posizione esterna, ha chiuso molto bene Sgaria sul primo palo. Intanto si è accesa la spia del time out per il Trissino quando mancano 5 minuti all'intervallo. Garcia e Gene Piccoli pronti a rientrare in campo, attenzione a questa pallina vagante in area di rigore, Ramiro Torres esce molto bene, grande giocata, Torres davanti a Sgaria, che bellezza, che peccato non sia andata dentro, perché alla fine veramente aveva fatto una giocata circense il giocatore del Montebello, ma dalla parte opposta arriva quello che avevamo chiamato prima, ovvero il gol di Alvarinho. E quindi il primo gol italiano di Alvaro Moraes, arriva il 19° su assist di Giulio Cocco, il 74, Alvarinho. Chi l'ha fatto l'assist? Giulio Cocco. Quindi ancora una volta devastante Cocco in fase di rifinitura, e Alvarinho l'ha buttata dentro, non poteva fare altro, insomma era un altro cioccolatino quello che gli ha servito Giulio Cocco. Il Montebello aveva quasi gridato al gol su quella magia di Ramiro Torres, ha perso un po' la concentrazione, e quando perdi la concentrazione col Trissino succede questo. Sì, adesso non so se abbiamo la possibilità di rivedere l'azione
di Ramiro Torres, perché è stata un'azione fenomenale quella del giocatore ex Breganze proveniente dal Leonardo Muraldo. Eccolo qui, no, questo è il gol di Alvarinho, come dicevo appunto Ramiro Torres, ex giocatore proveniente dal Leonardo Muraldo. Eccolo qua l'azione, grandissima giocata, e poi davanti a Sgarri aggancio e pallina troppo alta. Guardate l'alzata di pochissimo, ma davvero era una giocata bellissima che meritava probabilmente una fine diversa. D'altronde quando sbagli, si sa, contro squadre come il Trissino non ti puoi permettere il minimo errore o il minimo calo di concentrazione difensiva, perché appena sbagli qualcosina, insomma, ti punisce. E così è stato con la rete sul secondo palo di Alvaro Morais, che dunque si è sbloccato qui al Paladante davanti ai suoi nuovi tifosi. Adesso se la ride in panchina. Torres della Reta, schiavo e bolla contro Piccoli, Pinto, Garcia e Cocco per questi 4:45 rimasti da giocare del primo tempo. Gioco passivo per il Montebello, allora altra rimessa in favore della squadra allenata da Thiago Sousa. Cocco verso Piccoli, c'è nessuno all'interno dell'area di rigore, si propone ora Cocco, pallina sporcata da schiavo, allora Montebello ha la possibilità di ripartire sempre con Ramiro Torres, che va alla conclusione, questa volta sporcata dai pattini di João Pinto, e quest'ultimo poi a recuperare palla per i suoi, allarga per Cocco davanti a Silva. Con che velocità Cocco riesce a fare le alze schiaccia, è impressionante. Lo sta facendo ripetutamente, probabilmente vuole trovare il gol così stasera Giulio Cocco. Lo ha provato in almeno tre circostanze e non si è fatto sorprendere da Silva, che gli ha chiuso la saracinesca. Adesso attenzione alla ripartenza Trissino con Gioeli Piccoli, che non ha un controllo facile di palla, poi Garcia ha anticipato, recupera bolla, c'è schiavo da questa parte, ancora bolla, porta palla, bolla davanti a Sgarria che poi gli chiude il primo palo, l'ex portiere del Valdagno, ancora bolla a lottare da dietro porta, recupera Gioeli Piccoli che cerca poi di lanciare João Pinto, che può puntare in uno contro uno, della Reta lo fa molto bene, Pinto poi della Reta lo trattiene, anzi no, è il contrario, Pinto che trattiene della Reta. Sì, diciamo che in questo caso è stata punita la mano larga di João Pinto nel contatto con Renzo Della Reta. Adesso fuori bolla nel Montebello, dentro di nuovo Checchetto nelle fila della squadra di Mauro Zini. 3:26 all'intervallo, adesso è Montebello che sta provando ad alzare un po' il proprio baricentro. Il Trissino, dicevamo, ha calato un po' il forcing offensivo, ma attenzione qua c'è subito l'occasione per Cocco, che poi non riesce a passare sul primo palo, difeso da Carlos Silva della Reta. Alza la testa il 22 e trova in avanti Schiavo. C'è profondità, cerca ora con Checchetto attaccato da Gioeli Piccoli, lotta tra i numeri 8 ad averla meglio, quello del trissinese. Tanto spazio per Pinto, arriva Checchetto a chiudere, Garcia, Cocco, servito ancora Garcia, nuovamente lo scambio con Giulio Cocco, si muove in area di rigore anche João Pinto, eccolo servito il capitano trissinese. Cocco, Garcia può pensare al tiro, lo prova con il piatto murato da Ramiro Torres. Sì, adesso il Trissino ha lavorato molto da dietro porta e ha adesso commesso un'irregolarità con João Pinto, e dicevamo di un Trissino che adesso non sta premendo probabilmente molto forte sul pedale dell'acceleratore, anche se adesso va in uno contro uno con Cocco. Ora Cocco prova l'alza e schiaccia, la magia del Folletto trissinese, l'aveva provata non una, non due, non tre, ma quattro volte, e adesso è riuscito a trovare la rete più bella con una magia del fuoriclasse del Trissino. Probabilmente non ci stancheremo mai di mandarla in replay, perché è veramente una giocata da fuoriclasse. Guardata, alza, giro del mondo, se la cambio stecca e poi riesce a appoggiarla oltre le spalle di Carlos Silva. Questo è veramente un gol da vedere e rivedere, quello di Giulio Cocco. È già il terzo gol in questa stagione per lui. Ora altro attacco trissinese, Gavioli, Cocco, Garcia. Da questa parte c'è Gavioli, lo cerca proprio Reinaldo Garcia, nulla da fare. Ora Checchetto per il Montebello, stringe della Reta. Deve tornare indietro verso Ramiro Torres, che carica il piatto, buonato da Sgarria.
poi Della Reta vince il contrasto, finta per l'altro scatto solo per un attimo. Ancora Torres, finta il rovescio, va sul piatto, allarga per Della Reta, prova lui, risponde Sgaria, poi Checchetto alimenta l'azione, Schiavo. 90 secondi intanto all'intervallo e vediamo se il Montebello riesce a trovare la via del gol prima dell'intervallo, ma il Trissi non ha la minima intenzione di lasciarglielo fare. Giulio Cocco centralmente, serie di finte, arriva il raddoppio anche di Torres, va indietro da Piccoli, ora Gavioli, blocco di Garcia, ancora Garcia, scusate Gavioli, Garcia, eccolo qui, questo è il giocatore del Porto, ora Cocco, para Siva che poi si arrabbia con i propri giocatori. Si arrabbia perché è più o meno la quarta o quinta volta che da dietro porta il primo palo è lasciato libero, intanto la magia di Sgaria, grandissima parata sul altrettanto grande conclusione di Della Reta. Garcia contrastato da Torres, riesce comunque a passare l'argentino, Piccoli, non si chiude il triangolo, poi Checchetto deve scattare anche Schiavo, ancora Checchetto, Cocco, Pinto, Garcia, Cocco, Gavioli, Piccoli, massimo due tre tocchi per il Trissino, poi la palla gira molto veloce tra le stecche della compagine di casa. Gavioli la lascia verso Cocco, giù di tutta la porta, cosa ha fatto Giulio Cocco, altra magia senza senso di Giulio Cocco. Regia, mandatecela subito per favore, perché probabilmente non siamo neanche riusciti a vederla la sua giocata dalla velocità con cui l'ha fatta. Eccola qua, salta il primo, se l'è alzata con l'interno e poi di taglio è riuscito a metterla dentro. Vabbè. Vogliamo fare una sorta di pubblicità a questo sport, mandiamo queste ultime due reti di Giulio Cocco e facciamo innamorare un po' di gente di questo sport. Termina il primo tempo al Paladante, il risultato lo potete vedere in grafica. Ok Trissino avanti sulla TR Chimica Montebello per 7-0 grazie alla tripletta senza senso di Giulio Cocco, la doppietta di Davide Gavioli e i gol di Andrea Malagoli e il primo gol italiano di Alvaro Pereira, Alvarinho Moraes. Pereira mi confondevo con Davide, però. E allora noi ci fermiamo qui, amici telespettatori, qualche minuto per tirare un po' al fiato, poi saremo di nuovo qui con voi e sempre dal Paladante per il secondo tempo di questo Trissino Montebello, per il momento 7-0.
ben ricollegati in diretta dal Paladante di Trissino per il secondo tempo tra Hockey Trissino e TR Chimica Montebello. Trissinesi avanti per 7-0 grazie alla tripletta di Giulio Cocco, alla doppietta di Davide Gavioli, al gol di Alvarino, primo gol italiano di Alvarino e quello di Andrea Malagoli contro un Montebello che nel primo tempo qualche occasione ce l'ha avuta, ma solamente quando il Trissino è calato leggermente l'intensità. Sì, diciamo che il Montebello ha avuto le maggiori opportunità nella parte finale della prima frazione, lo ha fatto quando il Trissino ha calato un po' l'intensità del proprio forcing, specialmente sulla parte offensiva. Ha avuto un paio di opportunità, Sgaria si è fatto trovare sicuramente pronto, e adesso vedremo come sarà il tema tattico di questa ripresa. Vediamo se il Trissino continuerà a martellare oppure se invece il Montebello potrà cambiare un po' il livello del suo gioco. E qui c'è il cartellino blu ai danni di Joao Pinto dopo nemmeno 20 secondi di gara del secondo tempo. Lo rivediamo qui in contrasto con Pablo Torres. Vediamo, Pinto non fa nulla per non andare addosso all'avversario, e quindi Daniele Moretti tira fuori il primo cartellino blu della gara e se ne incarica Pablo Torres. Avevamo detto prima, nella scorsa stagione il 42% di tiri diretti realizzati, perciò è anche un suo marchio di fabbrica, quello del ex giocatore del Tordera. E allora Torres contro Sgaria, può partire Pablo Torres. Sgaria gli dice di no, aveva fatto molto bene il numero 4 biancorosso, una serie di ganci, poi bravo Sgaria ad allungare il bastone e a non permettere, sai, non è riuscito ad alzarla perché Sgaria comunque era abbastanza a copertura del tiro raso terra, aveva coperto bene quella zona. Probabilmente Torres non è riuscito ad alzarla quanto avrebbe voluto, perché comunque lo spazio per trovare la porta ci sarebbe stato. In ogni caso buona la parata di Sgaria, che per il momento è ancora a clean sheet. Sì, Sgaria poi lo ricordiamo è la seconda da titolare dopo quella giocata a Bassano nel primo derby vicentino. Ottima prestazione del numero 10 trissinese. Ora qualche discussione tra Moretti, Torres e Zordan. Anche Gavioli a discutere insieme all'arbitro. Può ripartire con Cocco in battuta, va a prendere palla da Pablo Torres, bravo qui il numero 4 del Montebello, recupera a sua volta Gavioli, però può puntare in mezzo a due, Gavioli non riesce poi a passare, ma c'è un rigore in favore del Trissino. Se non l'abbiamo visto benissimo, se la regia potesse mandarcelo, ci proviamo, eccola qua, grazie regia. È stato un po' bloccato da due, però insomma sinceramente mi pare molto generoso come rigore questo. Allora Cocco contro Silva, si rinnova la sfida, questa volta para Silva, ancora Cocco, se le di ganci, traversa e allora innalzata, nemmeno qui riesce a segnare Giulio Cocco, nulla da fare, si rimane sul 7-0 del Trissino. E comunque Trissino che è ancora in inferiorità, ricordiamo, per il blu di Joao Pinto. Sono curioso di vedere adesso come il Montebello andrà a provare a rendersi pericoloso con l'uomo in più, ma attenzione al contropiede di Malagoli, guidato appunto da Remida, seguito da Schiavo. Ora arriva anche Zordan in raddoppio, lascia palla dietro porta, recupera dalla retà. Montebello deve essere sicuramente più veloce ad andare nella metà campo avversaria. Torres, Schiavo, Torres seguito da Cocco, contrastato ancora Pablo Torres, l'anticipo di Bruno Sgaria. Poi il Trissino si sta difendendo con un terzetto difensivo che insomma si conosce molto bene, che giocano sempre insieme quando c'è inferiorità, sono Malagoli, Cocco e Gavioli, perché insomma per il Montebello servirà un giro pallina più veloce per cercare di trovare dei varchi nella difesa del Trissino. Della Retta verso Pablo Torres, molto lento il giro palla del Montebello. Ora Zordan blocca Gavioli,
ancora Torres, eccolo Zordan. Della Renta, attenzione al suo piatto, non ha spazio. Ora Zordan di prima, para Sgaria, e qui il gol di Pippo Schiavo, che sotto porta riesce a metterla dentro. Il gol del 7-1, il primo gol in maglia biancorossa per il nuovo capitano del Montebello, Filippo Schiavo. Sì, è un gol meritato comunque per il Montebello, che non ha mai smesso di crederci, e ha avuto questa opportunità di giocare in power play, lo ha sfruttato, e quindi adesso vediamo se questo gol anche a livello mentale magari riuscirà a dare forze nuove al Montebello in questo secondo tempo. Gio Pinto, ora dietro porta da Gavioli, si inserisce Alvarinho, che a sua volta trova la sua doppietta personale, il gol dell'8-1. Sì, è durato pochissimo il momento di tranquillità, diciamo così, per il Montebello, e dunque Alvarinho ha colpito, andiamo a rivederlo in questo replay, la conclusione sul primo palo, che sinceramente ha trovato un po' impreparato da Silva in questa opportunità, e dunque Trissino che allunga di nuovo sull'8-1. Montebello cerca comunque di contrastare, ma Pinto ha già recuperato. Ora Malagoli, contrastato da Della Retta, serie di finte del numero 6 ex Lodi. Ancora Alvarinho, non trova spazio, va da Gavioli, serie di finte, lascia sul posto Torres, ancora Gavioli, vabbè. Magia, vabbè. E quando ci sono gol così, adesso si rischia davvero che il risultato sia un po' troppo pesante per il Montebello, però d'altronde quando vedi giocate così non puoi fare altro che applaudire. Eccola di nuovo qua, va uno contro uno, la nasconde, alza e schiaccia e rete, insomma tanta roba amici sportivi, tanta roba e tanta qualità da parte di Davide Gavioli. Gran gol quindi del 71 del Trissino. È la serata degli alzi a schiaccia comunque, Gabri, perché ne abbiamo visti veramente tanti e anche molto efficaci. Tanto adesso sì, dicevamo di come poteva essere l'approccio mentale del Montebello nella seconda parte di match, diciamo che l'approccio poteva anche essere stato giusto, ma quando Trissino va a questa velocità oggettivamente è difficile stargli dietro. Schiavo verso Torres, ritorna ancora da Pippo Schiavo, fa vedere Zordan nel mezzo, anticipato Pablo Torres, recupera Malagoli uno contro uno, Malagoli l'assist nel mezzo, sfida la tripletta anche Alvarinho. Zordan lascia palla Della Retta, finta il tiro, il 22 ex Banco Mendoza. Della Retta verso Schiavo, il rovescio, c'è Sgaria che ne vede partire e allora la smanaccia senza troppi problemi. Zordan e Torres sul punto di battuta, Gabbioli e Malagoli in marcatura. Ora Della Retta cerca di prendere un po' di spazio, serie di finte, prende bene palla, poi Zordan nell'anticipo di Malagoli, l'altro anticipo questa volta di Pablo Torres in contrasto con il 6 trissinese. Schiavo prova l'accompagnata, Sgaria lontana e rilancia Alvarinho, che poi lascia Joao Pinto in contrasto con Della Retta. Pallina che poi diventa buona per Malagoli, l'appoggio da Gavioli, prova la diagonale verso Alvarinho attaccato da Torres, Pinto ancora Malagoli, Gavioli, si capiscono meraviglia i due. Sì, adesso per il Montebello è un momento mentalmente difficile da gestire, con questo 1-2 insomma del Trissino, che ha ulteriormente allungato il divario. Trissino che adesso sta giocando in scioltezza, e come vedete tante sono i tentativi di giocata spettacolare anche per divertire il pubblico, che sta dimostrando di apprezzare. Della Retta verso Zordan, non trova lo spazio giusto per il tiro, ancora Zordan nel giro di quasi tutta la pista, poi cerca in arrivo Della Retta, poi Pinto, l'appoggio su Gavioli,
dall'altra parte arriva di corsa Malagoli, servito sul lato debole, ancora il Varigno, serie di scambi di blocco in area, ancora il Varigno, si smarcano Malagoli e Joao Pinto, ancora il Varigno, poi Torres si prende anche il lusso di un dribbling in area di rigore, riesce ad allontanare il pericolo, ancora Torres nell'incontro schiavo, riparte da Della Retta, blocco di Zerdan, c'è verticalità, allora si crea la possibilità da solo Della Retta, puntando Joao Pinto, non lo salta il giocatore argentino, poi con una grande velocità qui Malagoli non trova la via del gol, poi Alvarinho, rimpallo Gavioli in uno contro uno, allarga per Alvarinho, appoggio ancora per l'ex giocatore del Barcelos, Pinto di prima, serie di finte, contrasto Alvarinho, l'assist spaziale, mamma mia che azione. Sì, adesso è, non voglio dire che è accademia perché magari potrebbe essere irriguardoso nei confronti del Montebello, però il Trissino sta giocando davvero con una intensità altissima, con grande tecnica, con grande personalità e con delle giocate insomma da squadra importanti. Della Retta, ora c'è tanto spazio dall'altra parte, c'è Torres, Della Retta, forse poteva servire Pablo Torres, non è contento Mauro Zini di questa scelta dell'argentino. Gavioli, l'assist e lo scambio con Malagoli, Joao Pinto si sta preparando al debutto anche Simone Ceretta, lo vediamo in piedi sulla panchina trissinese, Della Retta rasoterra, largo poi Zerdan di prima, non trova la via del gol, eccolo qui il debutto per il classe 2008, Simone Ceretta entra al posto di Andrea Malagoli e come potete sentire il pubblico trissinese tributa un grande applauso per un altro baby della cantera, e come dicevamo prima insomma è veramente bello per la città vedere che c'è anche spazio per i propri ragazzi, per i ragazzi del settore giovanile che si impongono in prima squadra. Torres l'assist per Schiavo, prova il rovescio murato da Sgarria, ora Ceretta appoggia verso Alvarinho, scambiano ancora i due, Alvarinho in area di rigore, serie di rimpalli, poi Zerdan allontana come può, pallina troppo alta, allora sarà punizione del limite in favore del Trissino a 16:39 dal termine. Andando a vedere velocemente anche i risultati dalle altre piste, anzi dall'altra pista, il Forte dei Marmi sta avendo la meglio sul Giovinazzo per 5-1. Sì, Forte che viene dalla rabbia per, insomma, per la sconfitta in Supercoppa che ha riso al Follonica, da cui ovviamente non possiamo che riservare i nostri complimenti per aver alzato al trofeo, alzato al cielo il primo trofeo della stagione. E adesso però torniamo in cronaca diretta con questo Trissino Montebello che al momento è 9-1, mancano 16 minuti ancora alla fine della partita, per cui c'è ancora spazio per tante belle giocate, per tanto bell'hockey come queste due belle giocate da parte di Simone Ceretta. Ora Pinto, Alvarinho con una mano, Garcia, eccolo Ceretta, prende velocità il numero 16 attaccato da Ramiro Torres, Garcia in avanti, Pinto uomo perno, diventa buona per Alvarinho, serie di rimpalli, poi Torres se la porta avanti con il pattino, ancora Pablo Torres, bella la giocata, ancora Torres, chiuso dalla stecca di Sgarria, parte veloce Joao Pinto, si inserisce centralmente Alvarinho, da questa parte Garcia, eccolo il 57, tiro murato da Zerdan, ancora l'ex capitano del Porto dialoga con Alvarinho, si inserisce nel mezzo Ceretta, rientra in campo anche Giulio Cocco, Garcia centralmente per Cocco, altra grande invenzione di parte di Nalo Garcia, poi Pablo Torres recupera uno contro uno con Ceretta, Torres l'assist verso Ramiro, serie di rimpalli,
e pallina sulla stecca del 16 trisinese che ora riparte. Gli lascia spazio Cocco. Ceretta contrastato da Bolla, commette fallo. La spinta dell'11 biancorosso su Ceretta, poi c'è un'intesa tra i due. Connessione sull'angolo, Garcia sul punto di battuta. Piccoli scambia con Ceretta, quindi due giocatori della cantera in campo per il Trissino, anche motivo d'orgoglio per presidente Mastrotto. Simone Ceretta e Gioele Piccoli, qui il fallo di Torres e il cartellino blu. L'aggancio su Giulio Cocco, è bello qui Cocco che dà palla a Simone Ceretta. Bellissimo gesto del 7 trisinese. Qui sì, c'è la possibilità per Ceretta di rendere indimenticabile questo debutto, ma insomma c'è però un Da Silva da superare, quindi stiamo a vedere questo tiro diretto come andrà. Allora Simone Ceretta contro Carlos Antonio Alves Da Silva. Penso ci sia. Sì, si può andare adesso. Tutto pronto, sì. Si attende il fischio di Galoppi. C'è una tensione palpabile al paladante, è bellissimo. Ceretta contro Silva, può partire il 16. Finta. Ceretta parata. La parata di Silva. Non ce l'ha fatta Ceretta, però comunque ha avuto la voglia e la personalità di andare a cercarselo nell'uno contro uno. È stato molto bravo Da Silva a chiudergli il secondo palo. Dunque nulla di fatto per il momento, ma adesso il Trissino potrà attaccare con l'uomo in più e in pista ci sono Reinaldo, Cocco, Piccoli e Ceretta. Ora Torres difende bene palla, cerca Bolla, l'anticipo di Sgaria che poi rilancia Ceretta. 3 contro 1, Piccoli l'assist un po' troppo avanti per Ceretta, se nel primo tempo la squadra tissinese cercava di mandare in gol Alvarinho, ora fa la stessa cosa per Simone Ceretta. E anche questo vuol dire essere squadra, Gabriele, alla fine, perché comunque si antepone alla soddisfazione personale quello che può essere la gioia per un compagno, ed è bello così. Piccoli, Cocco per Ceretta. Piccoli finta al rovescio, diventa buona per Ceretta, cerca l'assist sul secondo palo l'anticipo da parte di Silva, poi Zordana appoggia da Ramiro Torres, su di lui Garcia, rientra, stringe Bolla, non c'è profondità, allora Torres qui se la crea da solo, va la conclusione di posizionamento, Sgaria non dà alcun tipo di segno di cedimento, qui Piccoli, la parata di Silva, ora Torres. Un 2 contro 2, ancora la conclusione, è ancora Bruno Sgaria che in pantalla dice di no all'ex giocatore del Breganze. E anche il buon Bruno Sgaria si sta guadagnando la pagnotta stasera, perché insomma adesso il Montebello ha cominciato a prenderlo, insomma a metterlo abbastanza in difficoltà, e lui sta rispondendo presente con attenzione con le parate importanti del 3 contro 2 adesso del Trissino. Con Garcia nel mezzo, Piccoli, grande parata di Silva. Poi però c'è stato un fallo in attacco fischiato da Galoppi, ma nulla toglie alla bella conclusione di Piccoli. Volante, qua. Sì. Rivediamo qua Garcia nel mezzo, bravo Piccoli, ma altrettanto bravo Silva dallo spostamento da palo a palo. Ora Bolla in avanti per Zordan, attaccato da Garcia il 77, scuola Valdagno, Alex Zordan. Torres, passaggio verso della retta, poi Bolla, è stato un passaggio a Giulio Cocco, stringe campo Piccoli, ancora Cocco, cercato Piccoli ma entra nella lunetta del portiere. L'otto trissinese, quindi commette fallo. Montebello dall'altra parte con della rete, tiro sporcato da Garcia, poi ammorbidisce la palla il 57. Tanto va dato merito al Montebello di essere riuscito a chiudere indenne l'inferiorità con una buona intensità difensiva,
e adesso il Trissino sicuramente non sta premendo sul pedale dell'acceleratore al 100%, però comunque sta giocando, sta continuando a tenere il possesso della pallina. Ci sono ancora 11 minuti e 23 da giocare, siamo 9-1, per cui insomma la partita potrà probabilmente ancora cambiare il risultato, però nel frattempo intanto c'è lavoro per Silva che chiude due volte su Giulio Coppa. E della Reta ora un po' di spazio, deve tornare indietro, scambio con Zordan. Ancora della Reta, tutta la difesa trissinese su di lui, il 22, poi bravo ad essere all'indietro Simone Bolla. Montebello ha avuto poche occasioni nitide, diciamo così, nel senso che la difesa del Trissino ha lavorato molto bene stasera, ha concesso poche appunto opportunità pulite e quindi il Montebello tutte le occasioni che si è creato ha dovuto andare a lavorare molto sulla difesa del Trissino, che ha tenuto una grande intensità. Tanto nel frattempo gli applausi del Paladante per l'uscita dal campo di Ciaretta, che dunque ha bagnato il suo debutto in Serie 1 con una buonissima prestazione, buono il suo impatto, direi. Al suo posto è rientrato in campo Davide Gavioli. Piccoli, perché la palla alta verso Cocco, però appunto troppo alta, mentre Zordan lascia posto a Checchetto per questi 10 minuti finali. Torres della Reta cerca di restare sul posto Gavioli, poi ancora Bolla, blocco di Checchetto, finta tiro Simone Bolla, poi Ramiro Torres prova il rovescio murato delle stecche trissinesi, riparte veloce Garcia, lascia poi a Gavioli, allarga per Piccoli in area di rigore, non riesce a trovare la via del gol Gioele Piccoli, poi stecca contro stecca con Checchetto che si invola nella metà campo avversaria. Ora è rientrato anche Schiavo al posto di Simone Bolla per questo finale. Serie di blocchi verso la metà campo avversaria. Gavioli cercato l'assist verso Gioele Piccoli, Garcia rientra molto bene, Ray Garcia che sfiora il palo e adesso sfiora il gol. Adesso si divertono, provano delle giocate personali, un momento della partita io lo chiamerei un po' un momento di stanca, no? Nel senso che non c'è una grossissima intensità da una parte e dall'altra, si va più per giocate estemporanee o personali, e intanto è rimasto a terra colpito probabilmente al volto Ramiro Torres e adesso c'è bisogno di asciugare la zona di pista davanti alla porta, la lunetta di Bruno Sgaria, che nel frattempo va a sistemarsi anche l'attrezzatura, la visiera. E quindi 8:39, e nel frattempo andiamo a vedere anche come sta andando in quel di Forte dei Marmi, 6-1 per il Forte sul Giovinazzo, insomma una risposta, era atteso il Forte anche da una risposta dopo la sconfitta in Supercoppa, insomma la risposta mi pare che stia arrivando contro il Giovinazzo, che quest'anno viene dato come una delle possibili sorprese. Sì, esatto, il Giovinazzo si è ben rinforzato, un buon roster, acquistando niente meno che Francisco Veludo tra i pali e Samuel Amato per dare maggiore solidità in zona difensiva, e poi l'acquisto di un giovane argentino, Lucas Tabarelli, che ha bagnato il suo esordio a Giovinazzo con una doppietta nella scorsa partita contro il Grosseto nel pareggio per 3-3. Tornando qui in diretta ancora Trissino in possesso con Garcia. Cocco cerca l'assist verso Garcia, para Silva che poi rilancia della Reta, 3-2 della Reta, gli rimane la pallina attaccata alla stecca, allora Gioele Piccoli si invola davanti a Silva
che fa una grande parata sulla grande giocata di Gioele Piccoli. L'avevamo visto anche allo Stefani, il portiere del Montebello, come un estremo difensore molto reattivo, molto abile anche nell'uno contro uno, molto elastico, un portiere interessante da tenere sotto osservazione in questo campionato. Sì, anche perché l'abbiamo visto, non è a livello fisico molto grande, ma come hai detto te ha una ottima elasticità ed esplosività, quindi riesce a coprire bene la porta il ex portiere del Valenza. Ora tocca ancora il Trissino con Gabbioli. Garcia, giro della porta, poi va da Cocco, non colpisce bene la palla e finisce alta. Punizione già battuta, Checchetto davanti a Sgaria, Checchetto cerca il tunnel, para bene Bruno Sgaria, poi Schiavo, scadono i secondi di gioco passivo e allora sarà punizione per il Monte, scusate, per il Trissino. Gavioli tocca verso Giulio Cocco, arriva ancora Gavioli, chiusura da parte di Schiavo. Cocco di prima sull'esterno della rete, alimenta ancora Gavioli, serie di blocchi in area di rigore con Gioele Piccoli e Giulio Cocco, ancora Piccoli che cerca il controllo a seguire, poi Malagoli, l'appoggio verso Gavioli, si chiude il triangolo ma non trova la via del gol il modenese, meglio il numero 6 del Trissino. Torres verso della rete, appoggio indietro da Schiavo, fa vedere centralmente Ramiro Torres della rete a porta, palla salta a secco Cocco, alza e schiaccia di della rete che qui ha dato, fatto vedere grandi qualità, ancora della rete in area di rigore e qui Bruno Sgaria sta confermando anche Bruno di essere in un momento di grande forma, lui secondo me si merita tanto perché l'anno scorso è stato veramente tanto tanto sfortunato con un infortunio stranissimo. E intanto nel frattempo Giulio Cocco su assist di Gavioli fa doppia cifra, 10-1 per il Trissino a 5-23 dalla fine. Montebello squilibrato in questa azione, perde palla Gavioli, spingola verso la porta e poi lascia il gol di fatto. Giulio Cocco da pochi passi poteva farci poco o nulla, eccolo qui Carlo Silva, e il gol numero 4 di questa sera per Giulio Cocco e il decimo del Trissino. Sì, doppia cifra per il Trissino che adesso ha colpito un po' il Montebello, ripeto passivo secondo me anche troppo, troppo pesante per il Montebello che ha giocato una prestazione di cuore, di carattere. Ovviamente i valori in pista sono differenti, si sono visti, e adesso nel Trissino ritorna in pista nuovamente Simone Ceretta per questi ultimi 5-23, un Trissino che conferma le buone indicazioni che abbiamo visto nel debutto a Bassano, e invece Montebello che oggettivamente non era questa la partita in cui poteva pensare di fare dei punti, però insomma nell'organizzazione difensiva e in contropiede ha fatto vedere di avere dei numeri che magari contro squadre di un altro livello potrà far vedere in maniera più efficace. Ha lo spazio per debuttare anche in A1 Simone Iselle per la formazione biancorossa, ecco, lo possiamo vedere in casacca numero 27. Ora Ceretta, Pinto, Ceretta, ancora Pinto, allontana Schiavo, poi Torres a recuperare. Mentre ferma il gioco il direttore di gara per un problema probabilmente alla stecca di Carlo Silva. Quel che è certo è che il Trissino non si fermerà, nel senso se avrà la possibilità di colpire ancora lo farà. È una,
un particolare di questa squadra, ce l'ha nel DNA, quello di arrivare a giocare la partita fino in fondo indipendentemente da quello che è il risultato, sia di vantaggio che di svantaggio. E quindi adesso andremo a vedere 5 minuti ancora di partita, una partita che, come dicevamo, sta mettendo in pista due squadre di valori diversi, ma che per un motivo o per l'altro, insomma, hanno fatto la loro partita. Torres, scadono i secondi di gioco passivo, allora il Trissino può gestire nella metà campo biancorossa. Torres, il blocco di Schiavo, ancora Torres riapprofitta, poi Malagoli riesce a rubare palla, ma solo per un momento. Della Reta, il blocco di Selle su Alvarinho. Della Reta, è un assist verso Schiavo, sgaria, smanaccia e poi Alvarinho stringe Malagoli, chiusura perfetta da parte di Pablo Torres. Schiavo, eccolo Torres, lascia palla, allora Ceretta, attaccato da Selle, saltato Ceretta in area, Ceretta, eccolo Simone Ceretta, il primo gol in Serie A1 al debutto con la maglia del Trissino. Il classe 2008 trova il suo primo gol tra i grandi. L'ha fatto anche bello, perché è andato nell'uno contro uno con Silva, eccolo qua, lo rivediamo, finta di andare a destra, pallina a sinistra e poi gliel'ha messa sul primo palo dopo aver messo a sedere il portiere. Per cui, ragazzi, tanta roba, complimenti a Simone Ceretta che ha bagnato il debutto in Serie A1 con un gran bel gol, e ovviamente il Paladante adesso fa festa. Gran gol quindi per Ceretta. Ora vediamo come contrattacca il Montebello. Pinto, anticipa Iselle, ancora il capitano trissinese, si invola Ceretta, punta Iselle, poi non passa sul blocco di Pablo Torres, ancora Torres allarga della Reta in area di rigore, della Reta sgaria, si mette il gambale per dire di no all'argentino, poi recupera Torres. Schiavo al giro di tutta la porta, ancora Pippo Schiavo non riesce a trovare lo spazio giusto, poi Alvarinho, Ceretta, lancia in avanti Gio Pinto, il controllo, allarga da Malagoli, ancora Ceretta, punta in uno contro uno della Reta, ancora Ceretta, ci ha preso gusto, eh sì, il classe 2008. Succede che quando riesci a sbloccarti, intanto un volo di un giocatore del Trissino che è Alvarinho, con la stecca che è addirittura finita tra il pubblico. Attenzione Iselle in area di rigore, Iselle in alto e schiaccia, trova anche lui il primo gol tra i grandi, Simone Iselle, e giustamente gran festeggia, gran gol, perché ha fatto veramente una gran bella rete. Intanto qualche protesta di Gio Pinto, perché voleva un fischio su quel contrasto su Alvarinho di cui parlavamo prima, però la rete di Iselle l'ha fatto proprio bello, quindi ha bagnato il suo debutto con un gran bel gol, quindi 1-1 lui e Ceretta. Sì, è anche per lui un gol importante, ovviamente anche lui classe 2008, prodotto del settore giovanile biancorosso. Gio Pinto, preso anche lui in area di rigore, e poi arriva Alvarinho, serie di finte, ancora Alvarinho in area, viene chiuso ancora da Iselle, poi Schiavo, Alvarinho recupera, Gio Pinto vuole trovare anche lui il gol, questa volta bravo Silva a chiudere. Della Reta, conclusione curato da Sgaria, poi Malagoli arriva a contrasto con Iselle, fa sentire il bastone 27 del Montebello. Alvarinho, Pinto, ancora Alvarinho al volo, numerato dai pattini avversari. Malagoli in anticipo di Pablo Torres, ora si invola verso Ceretta, uno contro uno, Torres, palo, anche sfortunato in questo caso lo spagnolo ex Tordera. Ha fatto una gran bella giocata, con personalità si era presentato uno contro uno, di fatto aveva ingannato Sgaria, ma il palo gli ha detto di no, sfortunato il Montebello in questa occasione. Comunque Montebello che non molla e fino alla fine ci prova. Torres, uno e mezzo al termine, punteggio abbastanza chiaro, sino avanti 11 reti a 2. Ora Schiavo ha un po' di spazio, va dalla Reta,
finta di corpo ancora della Reta in area di rigore, si dimentica del tiro ma c'è un contrasto, fallo sul bastone dell'argentino e quindi penalty in favore del Monte a 1:18 dal termine. E quindi vediamo se il Montebello riuscirà ad accorciare. Siamo al 23:30 praticamente, un tiro diretto per De La Reta che, come ti ricordavi giustamente tu, ha delle buonissime percentuali sui tiri diretti, questa volta però sgaria, gli dice di no. Nulla da fare quindi per Renzo Fernandez De La Reta, rimane però in possesso il Monte, ora non più, recupera Malagoli, Alvarigno, Malagoli, ancora Malagoli, difende benissimo, sfera, va anche la conclusione, Murata recupera De La Reta, vuole trovare la via del gol il 22 ex giocatore del Banco Mendoza, perde palla, contrasto di Gio Pinto, Iselle mette fallo il 27 biancorosso e qui tutto il pubblico del Paladins in piedi per questi secondi finali, mentre recupera palla Schiavo, ancora Schiavo, torna indietro e allora fatto finisce qui un ultimo contrasto tra Joao Pinto e il giocatore in casacca nera del Monte, Pablo Torres, a 20 secondi esatti dal termine. Sì, diciamo che adesso siamo vicini a scrivere i titoli di coda di questa partita, Gabriele, una partita che insomma aveva un pronostico ben definito prima, questi valori si sono confermati in pista e adesso finisce come è giusto che sia, cioè con un grande tributo da parte del pubblico del Paladante per i propri giocatori che hanno vinto una partita meritata. Andiamo con qualche valutazione finale, Gabri, con il Trissino che conferma quanto di buono si era visto a Bassano, anzi ovviamente la prestazione è stata ancora più continua. Montebello che invece non è riuscito a stare al passo del Trissino, ma non è mai uscito dalla partita. Sì, esatto, il Trissino riesce a battere la formazione di Mauro Zini in una gara a senso unico grazie alle quattro reti segnate da Gino Cocco, poi la tripletta di Gavioli, la doppietta di Alvarigno, poi il gol di Malagoli e il primo tra i grandi di Simone Zedetta, mentre per il Montebello risponde Pippo Schiavo e anche per Simone Isello primo gol in Serie A1. Prossimo impegno casalingo dell'Hockey Trissino è contro il Team Service Car Monza il prossimo 3 novembre, ricordiamo la terza giornata contro il Follonica, il Cappanino, rinviata al 18 di dicembre, mentre il Montebello domenica prossima affronterà in casa il CP Grosseto 1951. Quindi di fatto qui dal Paladante è tutto, il Trissino vincente 11-2 sul Montebello. Io ringrazio Nicola per la compagnia e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. Thank you.